Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con la striscia informativa all'interno dello spazio di atvreport.it con i fatti più importanti della giornata. E iniziamo con la cronaca perché finalmente ha un volto il pusher che ha consegnato la dose che avrebbe causato il decesso del 16enne di Città di Castello avvenuto nella notte fra sabato e domenica al Cocoricò di Rimini. È un 19enne, anche lui di Città di Castello, appena diplomato. Nel frattempo il babbo, attraverso il proprio legale, chiede verità su quanto accaduto nella Riviera Romagnola. E spostiamoci a Sansepolcro perché c'è un importante progetto della Regione Toscana per quanto riguarda l'invaso di Montedoglio. L'ente regionale ha anche dichiarato la propria disponibilità ad aiutare l'ente Acque Umbro Toscano per cercare di snellire e di rendere ancora più veloce la ricostruzione dell'invaso. E restiamo ancora nella parte toscana della vallata con Kilowatt Festival perché domani sarà una giornata densa di appuntamenti. Vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti appunto della giornata di domani li potrete trovare insieme alle news all'interno del nostro sito all'indirizzo www.atvreport.it.